nata dalla sinergia di intenti fra la magnifica comunità di Cadore e la Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore, la mostra temporanea, ospitata fino al 20 settembre alla Casa Natale di Tiziano a Pieve di Cadore, a cura di Peter Ludemann. Un'esposizione tesa ad omaggiare la figura del grande maestro della pittura del Cinquecento, ma anche quella del pittore e incisore fiammingo nato nel 1637. L'idea è stata quella di puntare sul paesaggio, visti i tempi che corrono e la sensibilità che vogliamo anche accrescere su questo tema ormai drammatico. E allora, tra le stampe della Fondazione, ho pensato di scegliere un gruppo che sia legato al paesaggio e che sia legato a Tiziano. Quindi abbiamo Tiziano, Valentin Lefebvre e il paesaggio. E Valentin Lefebvre è ignoto ai più. E ora però speriamo che questa mostra, con la qualità altissima delle sue acqueforti, contribuisca a diffondere la sua fama e rendergli onore. In esposizione, nell'evento inserito all'interno dell'estate tizianesca 2023, una ventina di acqueforti. Sono tratte da Tiziano, ma molto spesso sono della bottega, cioè di collaboratori che erano specialisti in disegni di paesaggio per i collezionisti. La Casa Natale di Tiziano, fiore all'occhiello dell'offerta culturale e turistica del territorio cadorino, si arricchisce ulteriormente dunque con questa proposta volta ad esaltare sfumature ed aspetti in comune dei due protagonisti. Mettiamo in paragone Tiziano, ricchissimo, notissimo, che muore quasi a 90 anni, e questo fiammingo che invece muore a 40, quasi nell'indigenza, però quello che li unisce è il paesaggio.